Cari amici, buongiorno, bentornati a un caffè biblico. E io questa mattina vorrei parlare di un argomento che mi ha molto divertito. Ho letto proprio poco fa la storia di un pizzaiolo TikToker, cioè uno di quei pizzaioli che mette tutto su TikTok, su internet, quello che combina, quello che crea. E stavolta l'ha fatta grossa, è un pizzaiolo molto conosciuto di Soccavo, quindi il cuore del napoletano, è andato a verificare la pizza di Briatore, di una catena creata da Briatore che strombazza qualità sopraffina, e lui in incognito con la sua ragazza è andato ad assaggiare la pizza di Briatore. E il suo giudizio è stato micidiale perché ha verificato che la pizza era senza lievitazione e aveva la consistenza del biscotto. Era stesa a mano e finita a mattarello. Non so come fa un pizzaiolo a rendersi conto che se è stesa a mano o col mattarello, lui ce l'ha fatta. E poi che era gravissimo, cotta a forno elettrico. Quindi non a legna, come diciamo, la tradizione, la qualità esige. Per cui lui ha stroncato questa pizza, poi ha mostrato anche la ricevuta fiscale con per ogni margherita, la margherita gli è costata 14 euro, una margherita, e la burrata, la pizza burrata, 22 euro. Ogni bottiglia d'acqua 4 euro, bottiglia da 750 millilitri, per cui meno di un litro 4 euro. Quindi il giudizio è stato ovviamente negativo, ha stroncato la pizzeria e la qualità della pizza di Briatore. La cosa mi ha divertito perché chiaramente solo un pizzaiolo poteva fare questa verifica. E aveva anche il diritto di farla pesante, di farla cattiva, come ha fatto. E questo però mi ha fatto pensare che un giorno tutti noi saremo giudicati, tutti noi saremo visitati e giudicati, ma non da un pizzaiolo di Soccavo, non da Briatore o da chissà chi, ma saremo giudicati da Dio. Ognuno di noi sarà pesato, sarà verificato, sarà giudicato, tranne una categoria di persone. E io sono onorato, sono felice di far parte di questa categoria. Una categoria di persone che sono i figli di Dio, i cristiani, che rientrano in questa definizione che vi voglio leggere dalla lettera di San Paolo ai Romani. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questa buona notizia, che non c'è condanna per chi è in Cristo Gesù, mi rallegra, mi edifica e mi rende sereno, tranquillo. Da quando Gesù è entrato nella mia vita, io sono entrato in Gesù, quel 18 aprile che non dimenticherò mai, non c'è più condanna. Non entrerà nessuno a giudicarmi, nessuno mi stroncherà, che Gesù ha pagato al posto mio. E io voglio lasciarti questa buona notizia. Anche tu, amico, puoi evitare il giudizio e la condanna se anche tu ricevi Gesù nella tua vita. Se anche tu rientri in questa categoria di non di fortunati, ma di onorati, privilegiati, che hanno fatto una scelta saggia di accettare Gesù nella loro vita, e non c'è dunque alcuna condanna per chi è in Cristo Gesù. Buona giornata.